Oggi 22 settembre 2015, in questo giorno compio 66 anni e ringrazio gli amici anche virtuali che insomma si sono ricordati, glielo ricorda lo strumento, ma insomma hanno preso l'iniziativa di mandarmi un augurio, a volte accompagnato anche da parole molto belle che non merito. Vi ringrazio pubblicamente, tutti insieme, tutti hanno fatto un gesto molto gentile già nelle prime ore del mattino. Tutto sommato fa piacere, anche se il gesto, come dire, è diventato ormai rituale in questi luoghi, ma nella ritualità comunque ha un suo significato, una sua importanza, no? Ci teniamo tutti a essere un po' ricordati. Per me è una giornata importante, ma per motivi particolari. E il motivo particolare era che, diciamo, i miei 65 anni, che adesso diventano 66, mi ricordavano un'età particolare, appunto, che era quella di mio padre, il quale a questa età, 65 anni, è diventato emiplegico, insomma, e ha fatto una emiplegia ingravescente. Nel senso che ha cominciato a paralizzarsi gradualmente, in maniera poi progressiva, rapidamente progressiva, fino al coma. Ha fatto questa malattia che ho seguito, che ho, come dire, con la quale mi sono confrontato perché l'ho avuto in ospedale, nel mio reparto, e me lo sono seguito, insomma, me lo sono seguito per i primi 2 mesi in cui sembrava non ce la facesse, poi tutto il periodo della riabilitazione attraverso la quale aveva raggiunto un certo grado di autosufficienza, modesto, ma tale da permettergli almeno la soddisfazione dei suoi bisogni elementari e quindi di permettergli poi una sopravvivenza anche abbastanza lunga, 17 anni. Sopravvivenza, però, un momento che ha cambiato in maniera determinante la sua vita e anche la nostra che gli eravamo intorno. Io ero figlio unico e a quei tempi, quando lui ha fatto la paralisi, avevo, mi pare, 2 figli. Poi ne sono nati altri, insomma, e tutti quanti ci siamo un po' confrontati con questa malattia. E allora era un momento questo in cui, visto che a volte, dal punto di vista anche, non so, scaramantico, come dire, è importante superarlo, no? Perché ci si riconosce sempre un po' nella storia dei propri padri. E quindi magari c'era inconscio dentro di me il terrore che che un qualcosa di drammatico in questa età potesse succedere. Non tanto a determinare un evento quale può essere la morte, insomma, al quale ci si abitua facilmente, nel senso che a una certa età si pensa alla morte, come dire, è un evento che lo si accetta, si pensa e poi come dire, lo si supera, no? Cioè, voglio dire, la morte diventa una presenza possibile, non più ansiogena più di tanto, ma quello che si spaventa è l'invalidità, il dipendere dagli altri, tutta una serie di queste cose, insomma, è quello che ci può rendere inabili, incapaci. È una situazione poi nella quale comunque ci dobbiamo confrontare con una vita, con degli impegni, con delle scadenze che sono sempre difficile, che richiedono la nostra presenza attiva, una nostra capacità di movimento, una nostra capacità di pensiero, di stare dentro a tutto quello che, in qualche modo, di seguire tutto quello che comunque ci raggiunge tutti i giorni, no? Al quale dobbiamo rispondere. E quindi questa era un pochino la paura che uno si portava dietro, no? E in questo senso magari ci sono delle date che sono scaramantiche. E per me lo era un po' questa, no? Questa di mio padre, che insomma, a questa età, in qualche modo lui ha cambiato la sua vita.
E quindi anche il pensiero di assomigliarlo in questo, insomma, no? È che questa età, insomma, è come quella dei padri, non so, potesse cambiare decisamente anche la mia in questo senso. È cosa che non è successa, quindi è passata questa data e quindi questo compleanno assume anche un significato diverso, come superamento di un possibile ostacolo. Chiamiamolo così. Approfittiamo, ne approfitto comunque per ricordare mio padre. Mio padre che comunque poi ha saputo fare della malattia, insomma, nonostante tutto, ha saputo poi vivere nel suo piccolo, diciamo, in un mondo più ristretto, più, come dire, più attaccato ai bisogni veri, insomma, no? L'alimentazione, quelle piccole cose, insomma, della vita, quindi con una scarsissima capacità di movimento, con una scarsissima autonomia, ma insomma, è rimasto poi attaccato comunque alla vita, non si è lasciato andare, è aggrappato comunque alle piccole cose, è sopravvissuto questi anni. E sopravvissuto anche poi al lutto della morte di mia madre, avvenuta nel frattempo, insomma, ha portato a termine una vita dalla quale comunque ha lasciato e mi ha lasciato in eredità, insomma. Quindi ne approfitto per ricordare questa figura di mio padre. Allora non c'era la rete, diciamo, chi moriva non lasciava traccia neanche nella rete. La traccia che hanno lasciato passa soltanto attraverso di noi, insomma. Soltanto noi possiamo ricordare che sono esistiti, altrimenti queste esistenze rimangono qualcosa che è passato senza quasi traccia, con poche immagini, no? Queste vecchie foto che ci portiamo dietro. Adesso, insomma, siamo in grado di lasciare tante tracce, tante cose di noi, la nostra voce, la nostra presenza, i nostri ricordi, quello che abbiamo scritto, le foto. Digitando su Google si troverà. Anche quando saremo morti noi, insomma, no? Si troverà qualcosa, insomma, che ci rappresenta, qualcosa di noi, ecco. Anche solo 30 anni fa questo non è più possibile, insomma, quindi siamo solo noi che possiamo dar voce a queste persone. Quindi un ricordo anche a lui che comunque avrebbe compiuto gli anni domani, per cui ci legava anche, insomma, la data di nascita. Eravamo nati a un giorno di distanza uno dall'altro. Però io della Vergine, lui della Bilancia, a un segno zodiacale di distanza. E comunque, insomma, arrivare finalmente a 66 dopo superare i 65 vuol dire aver fatto un passo più avanti, diciamo, nella vita attiva, insomma, ancora in possesso delle facoltà, perlomeno motorie, insomma, che lui un anno prima di me ha perso e che non ha più recuperato, no? Sono quelle perdite che non si recuperano più, perdita alla quale ha saputo far fronte con ciò che gli era rimasto. Io spero ancora di poter durare un po', di poter durare un po' e magari di raccontare ancora qualche altra storia, insomma. Abbiamo bisogno di storie. Abbiamo bisogno di storie nella vita per avere dei punti di riferimento con cui confrontarci, ai quali riferirci, che ci facciano ancora fantasticare, vedere altri mondi possibili, altri mondi al di fuori di noi e altri mondi all'interno di noi. Poter citare anche altre parole, altri pensieri, farli nostri. Arricchirci di un mondo vissuto o pensato, ma insomma di un mondo più grande di quello che possiamo comunque elaborare
noi stando chiusi in noi, di uscire dalle nostre piccole cerchie, di guardare all'esterno in un mondo più ampio, di raccogliere tante voci, anche contraddittorie tra loro, ma che ci diano il senso della complessità, della diversità e quindi anche che ci facciano diventare più tolleranti nei confronti di tutto quello che ci circonda, più tolleranti soprattutto per la realtà, per le voci di chi ha meno voce, insomma, e anche più consapevoli della banalità di certe voci che urlano, che mandano certe grida di chiusura, di intolleranza, di razzismo, che ci facciano diventare più cittadini di un mondo e che ci facciano anche parlare più con la consapevolezza di parole alte che non attraverso luoghi comuni. E poi ricordo il padre perché, vabbè, oltre che problema di un limite che avevo io di superare, questo di questa età. Volevo fare un invito, insomma, a tutti di raccogliere l'eredità paterna, di fare proprio l'esempio con cui i nostri padri hanno affrontato la vita, il modello che ci hanno dato, non quello concettuale, insomma, ma quello pratico, quello di riferimento, quello di vedere come poi loro si sono comportati nella vita, come l'hanno affrontato, quello che hanno fatto. Per noi e anche non per noi, ovviamente, insomma, ma il problema della figura paterna, di questo padre assente che poi determina tanti guai nell'età moderna, insomma. Ricerca che facciamo di un padre che a volte se non abbiamo in famiglia, insomma, no, lo andiamo a cercare magari nel virtuale, insomma, qualcuno che ci mostri una via, un esempio, un modo di affrontare la vita, la realtà, le cose, che ci convinca, insomma, che non parli solo a parole, ma che si dimostri anche un esempio, una figura. E di cui c'è sempre più bisogno, secondo me. L'importanza che ai miei tempi ho avuto vivere in una famiglia in cui che era un'unità, una certezza, insomma, una famiglia che ti fa sentire amato, accettato qualunque cosa tu sei, insomma, no? La sicurezza che questo poi rappresenta anche nella vita, per la vita futura, insomma. Ricchezza che certe volte adesso comincia a mancare, no? Perché le famiglie non sono più un nucleo, insomma, che ti dà questi elementi. A volte ti superproteggono, ma ti superproteggono male, ti tolgono certi spazi, certe libertà anche di sbagliare e poi di far tesoro dei tuoi errori, insomma. O a volte non sono proprio in grado, non sanno più voler bene nel modo giusto, non lo so. Bene, allora andiamo verso i 66, 65, li mettiamo da parte, affrontiamo con serenità, con determinazione ciò che speriamo rimanga della vita futura. E speriamo che anche il mondo in cui viviamo, insomma, non diventi troppo presto un mondo in cui è difficile vivere. Cerchiamo di guardare all'evoluzione di quello che succede, ai grossi cambiamenti che sono in atto, come dei cambiamenti ricchi di potenzialità, a una diversità che sia ricchezza, che sia bellezza, e in questo troviamo aiuto, conforto anche dall'arte, dalla letteratura, da pensieri più grandi rispetto a quelli che ci fanno
molti politici che diventano sempre più difficili da guardare, da seguire. Pensieri anche più durevoli, non così labili, effimeri, legati al momento, come quelli che spesso si sentono in televisione. Bene, grazie per chi si è ricordato di questa data e mi ha fatto così gentilmente gli auguri e un abbraccio a tutti.